Il pitch è una parte del gioco che molte persone trovano difficile eseguire con costanza e precisione. Immaginate se non mancaste mai più un green nell'ambito dei 50 yard, e quanto più bassi sarebbero i vostri punteggi e gli handicap. Seguendo alcune semplici regole possiamo migliorare la costanza e la precisione dei vostri colpi, il pitch e il punteggio. La prima cosa da fare è chiederci cos'è un pitch. Un pitch è un colpo definito dal volo della palla che ha più volo che roll. Il pitch si gioca quando c'è un rischio o un ostacolo lungo il percorso. In questo esempio abbiamo un piccolo ruscello davanti al green. Per effettuare correttamente il colpo, dobbiamo usare un bastone con un loft maggiore, un pitching wedge, spesso un sandwich. In seguito al loft più accentuato e alla maggiore traiettoria in volo impressa alla palla dovrò eseguire uno swing leggermente più lungo rispetto a quanto accadrebbe per un chip. Ci sono due regole fondamentali che dobbiamo rispettare per effettuare un pitch corretto. Prima di tutto dobbiamo colpire la palla prima del punto più basso dell'arco del nostro swing. La palla deve essere colpita durante il downswing. In secondo luogo, in nessuna fase dello swing, prima di colpire la palla, la testa del bastone dovrà superare ed oltrepassare il grip del bastone. Le mani dovrebbero rimanere sempre di fronte alla faccia del bastone fino all'impatto. La corretta posizione della palla per il pitch è leggermente differente da quella adottata per il chip. Questo è dovuto alla maggiore lunghezza dello swing che serve per accompagnare il loft più accentuato. Questo implica un movimento del corpo più articolato. Facciamo più movimenti laterali. La corretta posizione della palla per eseguire correttamente un pitch è esattamente in mezzo alle vostre caviglie, al centro dello stance. Adotteremo una routine molto semplice per stabilire la corretta posizione della palla per il pitch. Posizionate il bastone dietro la palla, che punta direttamente al bersaglio, e posizionate i piedi. La palla è esattamente in mezzo alle caviglie. Muoviamo il piede sinistro ed il piede destro in modo equidistante. La palla ola dovrebbe essere posizionata esattamente in mezzo alle vostre caviglie. Ruotiamo il piede sinistro verso l'esterno per accompagnare il movimento rotatorio del corpo attraverso lo swing. Una volta stabilita la giusta posizione della palla per il pitch, è importante tenere a mente che la corretta ampiezza dello stance deve essere corrispondente alla misura dello swing. Gli swing completi di potenza richiedono un ampio stance che supporti il movimento alla base. Lo swing per il chip, dove il movimento è quasi inesistente, ha uno stance molto stretto. Lo stance corretto per il pitch si colloca in una posizione intermedia rispetto agli esempi appena citati. Un colpo effettuato con uno swing completo a piena potenza ha un'ampiezza dello stance pari a quella dei fianchi. Lo swing minore del pitch non richiede uno stance di tale ampiezza. Così, mentre stabiliamo la posizione della palla, muoviamo i piedi fino a raggiungere una postura comoda ed ampia. La distanza tra i piedi deve essere leggermente più stretta rispetto alle ossa dei fianchi. Ora lo swing corrisponde alla misura dell'ampiezza dello stance. Il movimento del corpo per il pitch è un'azione determinante al di sopra della palla da golf. Assumiamo l'address, posizioniamo la palla e controlliamo l'ampiezza dello stance. Ruotiamo le spalle a 90 gradi rispetto alla spina dorsale. La spalla sinistra si sposterà sotto al mento. La testa ed il petto rimarranno in posizione centrale. Sopra la parte superiore della palla da golf. Rimangono fermi. Avvertirete un lieve spostamento del peso sulla vostra gamba destra. Per questa posizione di backswing indirizziamo il bastone verso il basso, ruotando il corpo verso il bersaglio. Una volta compreso il ruolo del corpo nel colpire un pitch, la fase finale riguarderà il posizionamento delle braccia e del bastone. Dalla posizione di address il primo passo è costituito dallo stacco, durante il quale la testa del bastone non deve mai essere in posizione arretrata rispetto alla linea delle mani. La testa del bastone deve rimanere al di fuori di questa linea durante lo stacco. Poi flettiamo i polsi verso l'alto, con lo shaft posizionato al di sopra della linea originale del gioco. Vedrete che la linea che congiunge lo shaft al mio braccio sinistro forma un angolo di circa 90 gradi. Avviamo il downswing preparando e ruotando la parte sinistra del corpo. Il manico guida il bastone verso l'area d'impatto. La parte centrale del petto e la testa sono posizionati direttamente sopra la parte superiore della pala, mentre il peso si sposta verso il lato sinistro. La rotazione del corpo indirizza il bastone attraverso la palla, accompagnando il movimento verso una posizione bilanciata finale. L'aspetto più difficile nel colpire un pitch riguarda forse il controllo della distanza. Molti giocatori hanno difficoltà nel valutare questo elemento quando riduciamo la misura dello swing. Questo è un semplice sistema che può fornirvi diverse distanze per controllare con precisione la lunghezza dello swing. Vorrei che pensaste allo swing in termini di distanza, non con riferimento al bastone, ma alle mani. Essendo parte del vostro corpo, le mani sono molto più facili da controllare. Esercitatevi senza il bastone, effettuando il movimento con le mani, prima all'altezza dei fianchi, poi del petto ed infine alle spalle. Queste tre differenti lunghezze dello swing si tradurranno, indifferentemente dal bastone utilizzato, in tre diverse distanze impresse alla palla da golf. Prendiamo quindi tre bastoni potenzialmente utilizzabili per il pitch, il wedge, un wedge medio e un sand. Se facciamo quei tre back swing con ciascun bastone, a questo punto avremo nove diverse distanze per la traiettoria in volo della palla. Questo sistema molto semplice vi consentirà di imparare in pochissimo tempo un buon numero di diverse distanze. Dalla postura di address la prima fase è quella dello stacco. Durante lo stacco la testa del bastone non deve mai posizionarsi dietro la linea delle mani. Flettiamo i polsi verso l'alto con lo shaft posizionato sopra la linea di gioco. Vedrete che la linea che congiunge lo shaft al mio braccio sinistro forma un angolo di circa 90 ⁇ Iniziamo quindi il dowsing preparando e ruotando la parte sinistra del corpo. Il manico guida la testa del bastone verso l'area di impatto. La parte centrale del petto e la testa sono al di sopra della parte superiore della palla. Il peso si trasferisce verso il lato sinistro. La rotazione del corpo indirizza il bastone attraverso la palla, accompagnando il movimento verso il raggiungimento di una posizione finale bilanciata. Come potete vedere, qui abbiamo un pitch o un chip su un bunker. Quello che spesso pensa il giocatore è: tutto quello che voglio fare è non mandare la palla nel bunker. Ripetono mentalmente questa frase, non mandare la palla nel bunker. A livello del subconscio, il cervello non riconosce la parola non. Quindi, in realtà, il messaggio che il cervello percepisce è: manda la palla nel bunker. Come risultato spesso abbiamo un colpo pesante che fa terminare la palla direttamente nel bunker, oppure una palla colpita nella sua parte superiore che finisce oltre il green. Questo tipo di riflessione crea tensione e ansia nel giocatore. Dobbiamo quindi cercare di contrastare questo processo, apportando alcuni piccoli cambiamenti alla routine mentale preparatoria. Quello che dobbiamo fare è pensare di colpire una palla immaginaria durante l'allenamento. Quindi vedo la palla da golf, la immagino mentre si stacca dalla faccia del bastone. Sento anche il rumore di un colpo perfetto. Poi seguo con la mente la traiettoria della palla che supera il bunker e atterra nel green in qualche punto vicino alla buca. Quindi posso vedere, immaginare e sentire la palla. Questo distoglie la mia attenzione dal bunker, allo stesso tempo focalizzando la concentrazione sul colpo. Una volta fatto questo, adressiamoci alla palla ed effettuiamo nuovamente la routine A, B, C. Quindi, A, B, C. Come potete vedere la pala supera con sicurezza il bunker ed atterra in qualche punto vicino alla bandiera. Secondo un mito diffuso nel golf, avendo un alto livello di aspettativa, quando ci si appresta a giocare il colpo dal primo tee la performance sarà sicuramente buona. In realtà questo non è vero, perché se le aspettative sono troppo alte, un eventuale colpo giocato male sul primo tee potrebbe avere conseguenze disastrose, minando la sicurezza nelle vostre capacità. Inoltre le aspettative per il resto dell'incontro diventerebbero estremamente negative. Quello che dobbiamo fare quando ci avviciniamo al tee è mantenere l'aspettativa su un livello neutrale. Questo aumenterà le nostre possibilità di colpire un buon colpo sul primo tee. Il processo psicologico comincerà poi a costituirsi quando ci appresteremo ad affrontare il secondo, terzo e quarto colpo su quella buca. Se riusciamo a ripetere questa routine, la fiducia in voi stessi comincerà ad aumentare e a sedimentarsi, garantendovi una performance costante nel tempo. Uno dei miti più diffusi nel golf riguarda il volo della palla. Per lanciarla in aria, secondo questa credenza, correrebbe colpirla imprimendole una direzione rivolta verso l'alto. In realtà quello che dobbiamo fare è invece colpirla verso il basso per farla volare in alto. Il motivo è semplice. Per dirigere la palla verso l'alto dobbiamo avere il bastone che per definizione avvia la sua azione al di sotto del livello della palla da golf. Ovviamente questo non è possibile perché la palla è posizionata sul terreno. Il massimo che possiamo fare è avere il bastone a livello della palla e se colpiamo la palla verso l'alto da questa posizione il bastone colpirà l'apice della palla facendola rotolare sul terreno. Cercare di indirizzare la palla verso l'alto in questo modo si traduce in un paio di colpi di bassa qualità. In un primo caso colpiremo la palla nella sua parte centrale o estremità superiore dirigendola con una traiettoria molto bassa. In alternativa, nel tentativo di posizionare il bastone sotto la palla, colpiremo il terreno, prendendo un divot senza colpire la palla. Il corretto modo di colpire la palla è quello di avere la testa del bastone diretta verso il basso. Questa modalità consente alla faccia del bastone di entrare in contatto con la palla, imprimendole un backspin. Maggiore sarà la velocità del backspin, più alta sarà la velocità con la quale la palla si dirigerà verso l'alto. Cercate di non usare queste due parole, sollevare e sotto. Non cerchiamo mai di sollevare la palla ed evitiamo sempre di posizionare il bastone sotto la palla. Facciamo lo swing dall'apice del backswing, il manico del bastone indirizzato verso il basso. Le mani ed il manico guidano la testa del bastone. Se indirizzate il manico del bastone verso la palla, la testa del bastone la colpirà verso il basso, creando il backspin desiderato e facendo volare la palla. Colpite la palla verso il basso e non verso l'alto. In questo modo aumenterete notevolmente la precisione e la distanza del vostro colpo. Secondo un altro mito del golf dovremmo sempre mirare alla bandiera quando eseguiamo un colpo di avvicinamento. Come potete vedere c'è dell'acqua a destra della buca a poca distanza dal green. Sulla sinistra vediamo invece un bunker, mentre la bandiera è in linea rispetto all'angolo dello stagno. Se mirate alla bandiera o le possibilità di lanciare la palla in acqua. Cosa che naturalmente invece vogliamo evitare. Quindi quello che vorrei insegnare alle persone è semplicemente scegliere un target alla sinistra della bandiera, ad esempio uno di quegli alberi in lontananza. Ora mentre guardo il target distolgo la mia attenzione dall'acqua. Questo riduce le possibilità di far finire la pala nello stagno, perché semplicemente la mia mente è focalizzata su un altro target. Un modo eccellente per esercitarsi sui campi di allenamento ogni volta che eseguito un colpo è quello di evitare sempre di mirare alla bandiera, selezionando invece un target di piccole dimensioni in lontananza. Questo migliorerà la costanza nel gioco e la fiducia in voi stessi, perché vi tenete lontano dai pericoli. Quando sarò realmente effettuando il colpo, mirando ad un target situato probabilmente a 15 piedi a sinistra della bandiera, devo assicurarmi di mantenere lo sguardo sul bersaglio. Se i miei occhi guarderanno la bandiera, allora avrò la tendenza a colpire verso destra. Ora sto per eseguire la routine. Guardo il target mentre mi avvicino, continuando a dirigere gli occhi verso il bersaglio. E adesso inizio il mio swing. Selezionare un target diverso dalla bandiera aumenterà la fiducia in voi stessi. Alla concentrazione, aiutandovi a giocare meglio. Un modello eccellente per favorire un buon ritmo e tempo, insieme alla coordinazione delle braccia e del corpo nel pitching, consiste nell'esercitarsi con un pollone di piccole dimensioni. Assumiamo la posizione di address con il pallone proprio sopra la palla. Cerchiamo ora di ruotare il corpo ed oscillare le braccia in modo che il segno sulla palla rimanga rivolto verso l'alto. Non dobbiamo muovere le braccia all'indietro in questo modo o ruotarle dietro di noi. Semplicemente ci giriamo e indirizziamo la palla per il lancio. Procediamo con lo swing mantenendola con il segno verso l'alto. E la lanciamo in avanti in direzione del bersaglio. Ripetere l'esercizio tre o quattro volte ci aiuterà a sviluppare un'eccellente coordinazione tra le braccia ed il corpo nell'esecuzione del pitch. Viene detto continuamente che dobbiamo esercitarci con il gioco corto. È uno dei modi più facili per ridurre il nostro punteggio e la costanza sul campo da golf. Molte persone, quando vengono sul campo di allenamento per esercitarsi con il wedge, si mettono qui, vuotano il cesto delle palle da golf o la borsa di allenamento e mettono tutto qui. Poi prendono una palla da golf ed effettuano un colpo. Poi ne prendono un'altra facendo la stessa cosa e via dicendo. Partendo sempre dallo stesso punto fino ad esaurire tutte le palle da golf. Questo metodo è perfetto se tutto quello che volete fare è esercitarvi su un'unica distanza, ma non servirà molto se invece volete fare pratica sui colpi corti. Ora vi mostreremo come impostare il gioco con il wedge, aiutandovi a migliorare la distanza quando siete sul campo da golf. Innanzitutto eliminiamo questa pila di palle da golf e rimettiamole nella custodia, perché inizieremo esercitandoci con diverse distanze. Quindi, molto semplicemente, più vicino al mi avvicino al green e posiziono tre palle da golf in questo punto. Facciamo qualche altro passo e mettiamo altre tre palle qui. E continuiamo così fino a che non vorremmo smettere di esercitarci con i colpi. Potete provare a partire da 10 yard dal green ad arrivare fino a 100 yard. E dato che cambierò distanza ogni volta, dovrò a maggior ragione effettuare una completa routine mentale preparatoria. E questo è quello che dobbiamo fare durante l'allenamento. Ho visto molti giocatori saltare questa fase, e questo significa che il loro allenamento non rispecchia il gioco effettivo sul campo vero e proprio. Una volta effettuato un colpo da qui mi sposterò verso il prossimo gruppo. Ora devo abituarmi alle diverse distanze e quindi effettuerò nuovamente la routine preparatoria. Sentire la distanza e selezionare il mio obiettivo. Cambiando posizione dovrò mantenere costante il mio livello di concentrazione in situazioni diverse. Continuerò a fare questo mentre vado verso la linea e ritorno verso l'area di partenza, giocando un colpo da ciascuna distanza. Questo aiuta a migliorare il controllo sulla distanza, a sentirla. Ogni volta che insegno questo metodo ai giocatori, loro lo apprezzano molto, perché mantiene alto il livello di attenzione durante l'allenamento, rendendolo più interessante. Inoltre, esercitandoci in questo modo, riceviamo un riscontro dai colpi effettuati a diverse distanze, rendendo così il vostro gioco più efficace ed organizzato. Ad alcune persone piace camminare da ogni pila di pale da golf fino alla bandiera, in modo da poter così controllare la distanza. Altri preferiscono invece affidarsi alle sensazioni, all'intuito, agli occhi per valutare la distanza. Questo non fa differenza, usate il metodo che preferite. Tutto quello che dobbiamo fare è esercitarci con le diverse distanze, sempre. Potete arrivare fino ad una distanza di 100 yard. Il colpo con il wedge è impegnativo perché non si tratta di uno swing completo. Se questi fossero dei ferri, 7, Farei uno swing completo ogni volta, invece usando il wedge dobbiamo sentire il gioco e questo è un semplice drill da provare sul campo di allenamento che vi consentirà di impostare il vostro gioco con il wedge.